Stato, questo Stato che magari a Umma, come si dice dalle mie parti, con la mafia ci ha fatto anche la trattativa, appunto, che tutti i giorni fa la trattativa con i collaboratori di giustizia, a cominciare naturalmente perché il suo mestiere, le leggi italiane dicono questo, dal procuratore nazionale antimafia Franco Robetti, che fa tutti i giorni la trattativa con assassini, pluriomicidi, ai quali noi magari garantiamo l'uscita dal carcere, l'appartamento pagato, la possibilità che anche i loro familiari possano vivere in strutture protette. Perché? Perché abbiamo con loro un accordo che passa sopra, per ragioni qui forse poco giuridiche e molto di politica del diritto, i gravi assassini, passa sopra le vittime, i familiari delle vittime, in nome di un superiore interesse relativo alla politica criminale dello Stato. Però restiamo al punto, abbiamo ripetuto spesso che questo rappresenti un arretramento rispetto ad uno Stato che voglia davvere tenere la testa di cui alta nei confronti della mafia. Oggi il problema stato, è lo Stato di diritto diventa Avete una dialettica, l'avete sempre avuta, molto forte, molto, ecco. Noi forse, io mi sono sempre occupata d'altro anche nella mia vita e quindi probabilmente non ho la stessa sua dialettica, però quello che le voglio dire, questa volta da figlia, da familiare di una vittima, lei quanti anni aveva quando mio padre è stato ucciso? 8. Ecco appunto, non può ricordarsi esattamente il clima che si viveva in quel periodo, dove ogni giorno c'erano morti assassinati e crivellati, un bambino sciolto nell'acido, chinnici che saltava per aria con un rina che si vantava di quello che stava facendo, perché qui ci sono le intercettazioni, io me le sono portate dietro, le intercettazioni che sono state fatte a Totò Riina in carcere, quando a Scarpazzeddu, come si chiamava lui, raccontava quello che era successo la notte di mio padre, e lui dice: al primo colpo eravamo 7-8 di quelli terribili, abbiamo preso la 112, o 1, 2, 3 erano appresso e l'abbiamo ammazzato. Nel frattempo lui era morto, ma pure che era morto gli abbiamo sparato. Cioè, scusate, io non posso sentire discorsi di altro genere. E quando lui dice che io, mischinella, testuali parole sue, in televisione lo facevo ridere perché parlavo di mio padre, allora io a questo punto mi sento offesa da uno Stato che apre uno spiraglio a una persona alla quale è stato dato l'ergastolo, e l'ergastolo sia. Basta. Allora, avvocato, io mi chiedo...